La Viola si allena in vista della partita contro Ragusa. Claudio Cavalieri, come li stai vedendo i tuoi compagni? Li vedo molto bene, li vedo quadrati, li vedo convinti, li vedo che sono rimasti soprattutto un bellissimo gruppo, sono sempre più uniti, questo mi fa piacere perché segna qualcosa che ho trasmesso. E li vedo solidi. Pochi mesi per te a Reggio Calabria, però un attaccamento alla maglia che ha dell'incredibile. Finire sì. La carriera qui, si dice. Questo dipende da Gaetano Condello. Io sì, mi sono affezionato, sto bene con tutto l'ambiente calabrese, mi trovo bene a giocare al Pentimele. E poi i supporteri sono tanto affezionati a noi, questo mi dà carica maggiore per tornare il prima possibile e li ringrazio. Domenica contro Corato eri in prima fila accanto a Massimo Ruggeri, una bella partita, una grande Viola che ha vinto in scioltezza contro Corato e un Leo Ricci che cresce partita dopo partita in quel posto che era il tuo e che speriamo ritorni. Giocatori compatibili, dicevi. Ma io sono contento che Gaetano Condello, il presidente Muscolino, abbiano preso Leo, perché io non lo devo scoprire sicuramente io Leo, perché secondo me è un bravissimo giocatore e questo ci dà un valore aggiunto alla squadra. In più è un bravissimo ragazzo e questo fa ancora più piacere, e nello stesso tempo secondo me siamo totalmente differenti in campo e nello stesso tempo così compatibili. Tanta gente ti è rimasta vicino durante questo infortunio, vuoi raccontarci qualche aneddoto particolare, qualche telefonata? Ma io, guarda, aneddoti particolarissimi io proprio non è che ne ho, però ti posso dire che fra tutte le persone che mi sono state vicino, sono state tante oltre alla mia famiglia, ci sono state, è stata una staffetta e questo mi ha fatto molta simpatia perché Favano, i fratelli Zumbo, De Marco e Mazzitelli hanno fatto una staffetta ogni giorno, tuttora, per sapere come sto e questo mi fa piacere perché segna che si è creato un rapporto di amicizia grande e la cosa è contraccambiata, perciò sono felice. Aggiornamento in vista del playoff, come procede la riabilitazione? Ma la riabilitazione, toccando ferro, procede molto bene, sto macinando giorni su giorni, questo grazie anche allo staff medico che mi sta seguendo, che è la Fiore, perché secondo me sta facendo un ottimo lavoro. Io in diciamo 8 sedute di terapia io cammino normalmente, guido la macchina, perciò significa che i tempi di recupero li sto accorciando il più possibile. Questa è una cosa positiva secondo me. Capitolo playoff, chi non vorresti incontrare delle squadre di prima fascia? Ma se intorno in campo io non ho nessun problema, incontriamo chiunque ci sia in campo, lo incontriamo. Non mi piacerebbe incontrare Corato per andare a giocare a Corato, che secondo me è un campo difficile, e soprattutto Martina Franca, secondo me Martina Franca avrà un suo in questa volta. Claudio, in bocca al lupo per questo recupero. Crepi lupo. E fai presto, mi raccomando. Grazie.